Qui, con gli occhiali appannati, il vostro Sant'Enchan, in data venerdì 23 ottobre. Dicevo, data venerdì 23 ottobre 2020, che vi saluta. E ormai ho preso il gusto a fare le premier programmate. Quindi questo video lo vedrete forse a fine novembre o a inizi dicembre. Così, perché già ne ho programmate tante. Infatti mi sono calate le visualizzazioni e le ore di visualizzazioni perché ho un sacco di premier programmate. Ma bando alle ciance. Vi voglio parlare del Festival di Sanremo del 2021. Sarà il 71esimo festival. Vi parteciperanno 28 invitati e lo condurrà Amadeus, che è una delle novità ultime degli ultimi festival, che non c'è più Pippo Baudo a condurlo. Capito? O Fiorello, per i più giovani Fiorello. Ma che dire? Io faccio dei tagli perché YouTube raccomanda fare dei tagli nei video. Io ho fatto molti video nel passato su Sanremo e forse ne continuerò a fare, visto che faccio questa premiere già il 23 ottobre, che uscirà, ripeto, a novembre, forse la fine di novembre, e quindi avrò tempo di fare degli altri video su Sanremo, ma dirò sempre lo stesso. A me di Sanremo non mi è mai fregato proprio niente. Al limite, il Sanremo degli anni 70 si salvava perché sembrava che c'erano tanti cantanti che volevano cambiare il mondo. Ma poi, ecco, scrittori e cantanti non hanno mai cambiato il mondo. Ma dagli anni 80 in poi si è così commercializzato, così tanto commercializzato, che veramente Sanremo ha perduto la sua ragione d'essere, anche se a dire la verità è nato come fenomeno commerciale. Quindi che ragione d'essere dovrebbe avere Sanremo? Poi con quel caso, quando c'era Fazio, Fabrizio Fazio e la Littizzetto a condurlo, che degli operai volevano fingere il suicidio, ve lo ricordate? Che pagliacciata, che pagliacciata. Ma adesso che faranno per il Festival di Sanremo con tutto questo coronavirus? Che spero di no, ma probabilmente, con tutta probabilità, il vaccino non sarà uscito. Intanto i gabbiani di mare mi accompagnano nel video, perché giustamente dove posso stare se non in un porto? Un capitano come me, ormai da un ventennio capitano, perché ho navigato per 20 anni nei mari oscuri e profondi del web. Allora, fra poco prenderò il patentino da submarinista, quindi andrò in sottomarino. Voglio andare nelle gelide acque del deep web o del dark web. Voglio andare in sottomarino. Ma dicevo, Yellow, yellow, yellow submarine, come dicevano i Beatles. Ma il giallo a quelle profondità non c'è. C'è il nero. Vabbè. Come andranno a cantare i cantanti? Con la mascherina? Distanziati? Immaginatevi una band musicale, che devono mantenere 2 metri di distanza. Tutto il palco per loro, vabbè. Ma solo 28 concorrenti, solo 28, e forse troppi, dipende chi sono. Li selezioneranno tutti quanti da YouTube, dal web. Quali sono i cantanti di oggi? Io non ne riconosco nessuno. E il pubblico sarà
inferiore agli anni precedenti. Saranno meno persone a poter concorrere a Sanremo. E il pubblico? Quanti saranno? Quattro persone? Ci sarà pubblico? Non ci sarà pubblico? Sarà pubblico virtuale? Già da anni le votazioni erano virtuali, prima per telefono che ti fanno pagare. Hanno dato la possibilità al pubblico di casa di votare pagando. Bella opportunità, no? E poi con i messaggini, gli SMS, i zero non so quanto, e adesso con le reti sociali, sempre magari pagando, e voglio dire, ci sono le votazioni da casa, le votazioni del giurato, poi ci sono delle diatribe perché a volte conta di più il giurato, a volte il voto da casa, non si capisce bene. Ma come si maneggeranno con il pubblico e con le votazioni? Ecco, sono delle incognite. Comunque a me Sanremo non mi piace più di tanto. Addirittura un idealista come Mimmo Cor Mario Circello, no, Mimmo Corcione, non lo so se segue Sanremo, ma un idealista come Mimmo, come, perdono, di nuovo un lapsus, come Mario Circello, segue Sanremo e mi delude. Io ho visto tutti i suoi hangout. Il re degli hangout segue Sanremo, che è una cosa consumista al massimo. Lui, un idealista come lui, boh. Dove è andato il mondo? Allora, niente, volevo fare la mia anteprima, ma magari quando uscirà non sarà più un'anteprima, perché il Festival di Sanremo fa l'anteprima, l'anteanteprima, l'anteprima dell'anteprima, e poi perché il Festival durerà dal 2 al 6 marzo del 2021 e quindi fanno delle anteprime, delle post produzioni. Il mio voleva essere un commentario già prima che uscissero tutte le anteprime e tutti quanti a parlare di Sanremo e a dire che sarà sempre il solito evento commerciale senza nessuna rilevanza per il paese, per la cultura, che a me non me ne frega niente, che io c'ho la mia musica, i miei CD, ascolto musica buddista tibetana, musica etnica, musica classica, e a me di Sanremo non mi può fregare di meno. Comunque niente, volevo, siccome ho ascoltato già in questi giorni che iniziano a tambureggiare il tema di Sanremo, ho voluto iniziare a parlare di Sanremo. Allora il vostro Capitan Santin Chan vi saluta. E statemi bene, mi raccomando, proteggetevi perché ancora non è uscito il vaccino a ottobre. Mi raccomando, fate i buoni. Ciao. Se esce il vaccino, state attenti a quello che fate perché dovete vaccinarvi, ma non si sa mai. Allora vi saluto. Grazie di avermi seguito. State attenti finché non c'è il vaccino, mascherina, distanziamento sociale, non andate a eventi troppo concorsi, uscite solo se necessario a fare la spesa, a comprare medicinali. Ciao.